Dalla parte di John Fante è il libro che stiamo per raccontare qui nel Posto delle Parole, dove noi raccontiamo di libri ma anche di festival. In questo caso abbiamo tutte e due le possibilità, raccontare di un libro e raccontare di un festival. Scritti e testimonianze a cura di Giovanna Di Lello e Tony Ricciardi, pubblicato da Carocci, e a questo punto non possiamo far altro che salutare la nostra ospite Giovanna Di Lello. Buonasera. Buonasera a voi. E benvenuta qui nel Posto delle Parole per farci incontrare, per alcuni scoprire e per altri riscoprire il risuonare delle parole di John Fante. Giovanna Di Lello, direttrice del John Fante Festival, Il Dio di mio padre, giornalista, documentarista, organizzatrice di eventi, ha realizzato tra l'altro i documentari John Fante, Profilo di scrittore, uscito da Fazzi nel 2003, e poi Il razzismo indiscreto degli americani, Incontro con Noam Chomsky sull'immigrazione negli Stati Uniti, Left, la casa editrice, pubblicato nel 2007, mentre Tony Ricciardi è storico dell'emigrazione ed è veramente un punto importante anche dalla prospettiva della migrazione, come la lettura di Tony Ricciardi fa. Ma in questo libro abbiamo diversi interventi che lei, Giovanna Di Lello, insieme con Tony Ricciardi avete coordinato. In che modo è nato questo libro che è, per certi aspetti, propedeutico sì alla prossima edizione, fra qualche settimana, del festival dedicato a John Fante, a Torricella Peligna, Il Dio di mio padre. Ecco, in che modo si è riunito tutto questo pensiero intorno attraverso le parole di John Fante, Giovanna Di Lello? Questi contributi che abbiamo raccolto in questo volume sono contributi di autori, di personaggi che hanno partecipato al John Fante Festival, che comunque quest'anno è la 15ª edizione, e quindi in qualche modo vuole un po' raccogliere tutto il dibattito che c'è stato su questo scrittore italo-americano sempre più amato. E quindi abbiamo testimonianze, quindi dirette dalla famiglia dei tre figli, Dan, Victoria e Jim Fante, che appunto ci raccontano questo padre anche da una prospettiva un po' più inedita. Poi abbiamo degli studiosi, per dire uno grandissimo che purtroppo è venuto a mancare l'anno scorso, Francesco Durante. Il 3 agosto, quindi siamo proprio vicini al ricordare la sua scomparsa il 3 agosto del 2019, e quindi anche questo è un modo importante per ricordare la figura di Francesco Durante legata alla scrittura di John Fante. Ecco, lei, visto che l'ha citato, e poi parleremo degli altri, abbiamo citato Francesco Durante, in che modo il pensiero, l'attenzione, la cura di Francesco Durante era rivolta nei confronti degli scritti di John Fante? Beh, Francesco Durante ha legato il suo nome a questo scrittore già dal 1988, quando Tondelli gli affidò proprio la traduzione di I sogni di Bancarille. Tondelli era il curatore di una collana di Mondadori e appunto pubblicò questo romanzo, che allora era inedito in Italia. E poi Durante ha tradotto tutti gli altri romanzi che erano inediti in Italia, tanti. Tra l'altro nel 2003 addirittura ha anche dedicato un meridiano a John Fante, quindi accostandolo ai classici romanzi e racconti. Esattamente, quindi è una figura, era sì un traduttore di Fante, ma anche un grande promotore della sua poetica, e sicuramente lo ha portato in Italia, lo ha fatto conoscere al grande pubblico. E poi, per dire, anche tradotto nel 2010, Bravo Burro per Einaudi, che addirittura è tradotto solo in Italia, per dire, in Francia, dove Fante è molto apprezzato, questo romanzo per ragazzi, Bravo Burro, non è tradotto. Quindi insomma, Francesco Durante è stato molto importante per questa riscoperta di Fante in Italia, che è avvenuto appunto a fine anni 80 in Europa, come sappiamo. Poi è stato riscoperto a fine anni 70 da Bukowski negli Stati Uniti, a Los Angeles, ma per dire, ecco, in Europa arriva in Francia prima e poi comunque in Italia, e Francesco Durante è un protagonista di questa riscoperta, insieme a Tondelli anche, insieme
a tanti altri editori, penso a Leonardo, penso insomma, poi Marco Simarcos, hanno fatto un ottimo lavoro su Fante, così come anche Fazzi Editore, oggi invece insomma, quelli pubblicati a Einaudi, che comunque come dire, è una bella casa editrice, insomma, sta che raccoglie con una veste grafica di copertina anche molto particolare gli scritti per l'appunto di John Fante. Ma io Giovanna Dirella, vorrei fare un passo indietro rispetto a tutto. Noi siamo già entrati a respirare l'aria del suo libro, del che ci dice di John Fante, però facciamo un passo indietro, perché noi forse in maniera magari un po' troppo didascalica, fin anche didattica, ci poniamo nella condizione di pensare che qualcuno possa non sapere chi era John Fante. Meno male, oggi come oggi possiamo scoprirlo o riscoprirlo sotto una forma diversa. Ecco, lei ce lo può tratteggiare? Ma sì, allora John Fante è un autore, un italo-americano, appunto nato a Denver nel Colorado nel 1909 da una umile famiglia. Il padre era originario di Torricella Piligna, appunto abruzzese, e la madre era originaria della Basilicata, e nasce in questa famiglia molto povera, ma come dire, che ha grandi sogni, no? Come le dice anche Fante in alcuni suoi scritti. E poi appunto insomma, già dalle superiore, ma anche dal primo anno che frequenta, i primi anni dell'università, decide di diventare scrittore, e quindi a un certo punto si sposta a Los Angeles e inizia a scrivere, insomma, e pubblica il suo primo romanzo e scrive dei racconti. È molto amato dal Mencken, che è il suo mentore, e quindi lo incoraggia a scrivere, e scrive appunto nel 1938, pubblica Aspetta Primavera Bandini, l'anno dopo Chiedi alla Polvere, e nel 1940 Dago Red. Già da Chiedi alla Polvere, ma anche Aspetta Primavera Bandini, Fante come dire, insomma, è apprezzato dalla critica, ma purtroppo non ha un successo di pubblico, non vende molto. E poi Chiedi alla Polvere, tra l'altro, ha una storia editoriale piuttosto sfortunata, perché viene in qualche modo non viene sostenuto dall'editore. Quindi poi poi nel 1930 è molto apprezzato dalla critica, ma non riesce a scrivere altri romanzi perché non vende. E allora lui si rivolge a Hollywood, e quindi scriverà sceneggiature per circa 40 anni per gli studios. Ma come dire, lui è questo scrittore italo-americano sicuro di sé, sicuro del suo talento, e quindi continua a scrivere anche se non pubblicherà prima del 1952, dove pubblica questo romanzo che diventa un successo internazionale, che è Full of Life, e qui in qualche modo fa fortuna con un romanzo, ma è il suo unico successo editoriale. Lui in tutti questi anni scriverà sceneggiature, ovviamente si sposerà appunto con una WASP, una donna, un'ereditiera americana, una poetessa che lo sostiene, e avrà una famiglia numerosa, 4 figli, e quindi è costretto comunque a lavorare, a guadagnare soldi per sostenere questa bella famiglia e per vivere agiatamente. E questo libro si apre proprio con l'intervento, questo libro si apre con l'intervento di sua figlia, di Victoria Fante, no? Victoria Fante, che tra l'altro è sempre presente in maniera molto attiva anche al Festival del Dio di mio padre, e veniamo subito a scoprire, ed è molto importante scoprire nella prima parte le voci di famiglia, perché si entra, si apre la porta di casa di John Fante, e si chiariscono anche alcuni aspetti rispetto alla sua
alla sua, a volte alla sua rabbia, al suo caratteraccio e così via. Sì, è un caratteraccio, però in una lettera che è stata consegnata a Victoria si legge che la moglie ha vissuto con lui 45 anni, non è mai stato noioso, mai, neanche un solo giorno. Ecco, questo credo che sia la chiusa a tutte quante le dicerie intorno all'ambiente familiare, Giovanna Di Lello. Certo, tra John Fante e la moglie Joyce c'era un feeling fortissimo, loro c'era un amore profondo, anche se John Fante, lui lo dichiarava, non era fatto per essere padre, per avere una famiglia, era difficile per lui perché non riusciva a conciliare fino in fondo la sua voglia di scrivere romanzi con mettere insieme, tenere insieme una famiglia. E però amava profondamente questa donna che lo ha sempre sostenuto, era una donna intellettuale. John Fante ha sposato una poetessa, una delle prime donne laureate alla Stanford University, che comunque con cui parlava dei suoi romanzi. Lei si è innamorato di quest'uomo non solo perché comunque era di bell'aspetto, ma anche perché aveva appunto... Era una persona piena di energia, di voglia di fare, di scrivere, di idee, mentre lei in qualche modo, vedeva in lui un talento vero, un talento che lui stesso sapeva di avere. E anche i figli hanno respirato questo ambiente di letterati, anche se probabilmente per loro non è stato facile, perché Fante pensava alla sua scrittura. Lui poi, ecco, non ha pubblicato tantissimo, molto è postumo, come sicuramente sapete, però ha fatto il suo dovere di scrittore, ha scritto, anche se poi durante la sua vita ha pubblicato poco, quindi si dedicava molto al suo lavoro. Però è molto interessante questo rapporto con la moglie. Tra l'altro affascina anche un autore come Frank Spotnitz, che è presente anche nel libro, lui infatti ha in progetto di realizzare un documentario, un film d'animazione proprio su questa coppia, Fante e Joyce, John Fante e Joyce Smart, perché erano gli opposti. Tra John Fante, un figlio, un povero italo-americano, aspirante scrittore, mentre Joyce, ereditiera, ricca, bionda, lui scuro, lei bionda, insomma gli opposti che si sono incontrati e che hanno portato avanti un progetto comune. Noi sappiamo che Sogni di Bankerill John Fante l'ha dettato alla moglie. La moglie, anche se John Fante l'aveva tutto in testa, intendiamoci, la moglie non è che riscriveva o faceva, però lei lo sosteneva e ha trascritto tutto quello che quest'uomo malato, minato dal diabete, no? Quando aveva verso la fine proprio della sua vita, a un certo punto ha deciso di scrivere un'altra storia di Arturo Bandini. E la moglie era lì, e lì dopo tanti anni, dopo aver sofferto anche tantissimo, lei era una donna anglosassone, non abituata al machismo, diciamo così, tra virgolette, italo-americano, insomma lei è cresciuta in un altro ambiente. John Fante comunque veniva da una famiglia italo-americana, aveva questo, era un po' macio, anche se poi macio nel senso che purtroppo era cresciuto con un padre padrone, con una madre comunque più sottomessa, insomma, e che a volte faceva anche fatica a relazionarsi con questa educazione che aveva ricevuto, perché anche lui, insomma, con la moglie, insomma, non riusciva. Infatti c'è una, anche sempre nel libro c'è una lettera, non so se l'avete letta, ma c'è una lettera bellissima della moglie ad un suo amico, in cui l'amico gli chiede: ma com'è stato questo rapporto con quest'uomo
che comunque sembrava, perché lui era anche rabbioso, ma era come dire, un uomo anche difficile, quando incontrava, se non gli stavi simpatico, era capace di insomma, di non ti non la mandava a dire. Ecco. Una delle ultime scenate la fece in ospedale nel bel mezzo di una conferenza che si svolgeva in una sala dove si trovavano altri pazienti, come lui in sedia a rotelle. Per uscire mise a soqquadro tutto, costringendo un'intera fila di pazienti in sedia a rotelle a spostarsi. Aveva un suo caratterino sicuramente, il John Fante, però vorrei toccare insieme con lei, Giovanna Di Lello, un punto oltremodo importante, che forse è anche stato un po' un luogo comune, a volte un fraintendimento. In questo ci aiuta molto la prospettiva di visione di Tony Ricciardi. Ecco, il suo il rapporto di John Fante con la sua terra. Ecco, un rapporto contraddittorio, fino poi a un'accettazione, quella che viene scritto, normalmente avviene nelle terze generazioni. Però, come ha vissuto questo rapporto? Sicuramente con una forte contraddizione. Allora, da quello che ho potuto capire, anche parlando con i figli, dalla lettura delle sue lettere, dei suoi romanzi, John Fante ha sofferto tantissimo da ragazzo, da bambino, per il razzismo subito. Lui si sentiva... nel Colorado lui era, cioè la comunità italoamericana non era ben vista, e quindi ha avuto questo dolore che lo portava dietro, però quindi ecco anche tutte queste contraddizioni, il rapporto con questa cultura italiana, italoamericana, era durante la sua come dire, infanzia, adolescenza, per lui era un problema, perché comunque gli aveva portato sofferenza, no? Un dolore fortissimo, anche se lui a tutti gli effetti era un americano, però gli altri lo consideravano italiano. E qui vorrei, mi scusi se la interrompo, Giovanna Di Lello, mi scusi se la interrompo, perché qui vorrei introdurre il pensiero di Sandro Veronesi, perché a proposito della italo-americanità di John Fante, scrive: il talento di John Fante, la sua reale statura nella letteratura americana sono stati per lungo tempo sottovalutati, perché veniva sempre messo nella categoria scrittori etnici, e questo un po' per colpa ma anche per pigrizia. Ecco, perché sempre nel cassetto degli scrittori etnici? Questo gli ha nuociuto parecchio. Ma sì, è vero, perché credo che sia un problema semplicemente della critica, perché John Fante non si considerava uno scrittore etnico. Quando lui scriveva, altri autori americani apprezzatissimi hanno fatto confluire le proprie radici nelle loro opere, quindi lui si sentiva un americano a tutti gli effetti e scriveva. Certamente il suo approccio era autobiografico, ma come di tanti altri scrittori dell'epoca, come Sir Ryan e tanti altri, voglio dire. E è stata la critica a metterlo in questa casella, sbagliando, perché Don Fante va ben oltre. I suoi personaggi, è vero che sono sempre italo-americani, lui li dichiara esplicitamente, ma perché comunque il suo approccio è un approccio di romanzo autobiografico, non è la prescrizione della vita, è di romanzo autobiografico, romanzo dove si fa confluire come dire, pezzi della sua vita, e quindi lui era un italo-americano e questo fa confluire, perché John Fante in realtà innova anche il linguaggio, ne parla sia Francesco Dorante ma anche Sandro Veronesi, innova come dire, a livello linguistico, lui come dire, porta innovazione, è originale, come dire, fa in qualche modo progredire la letteratura americana, e non quella italo-americana, ma quella americana. E introduce un elemento importante che vorrei sottolineare, un elemento che ho scoperto leggendo, forse già lo sapevo prima, ma bisogna leggerlo alcune cose, no? Si sa ma non si pensa di sapere, il tema dello spaesamento.
che è trattato per esempio da Simona Baldelli. Ecco, il tema dello spaesamento era veramente una cosa importante, l'essere sempre fuori posto, quasi, se ricordo bene, scrive Simona Baldelli, fossimo passeggeri su una crociera di lusso, passeggeri abusivi ovviamente. Ecco, questo è un tema importante che, ripensando ai vari romanzi, è un filo rosso. Sì, è vero, ma questo probabilmente gli deriva sicuramente dall'epoca in cui viveva e della sua di quello che ha vissuto, il suo essere, ecco, qui il suo essere italo-americano gli fa capire e lo porta ad come dire, affrontare temi però universali, perciò è amato, ma non è amato solo in Italia o nella comunità italo-americana, è amato in Francia, perché John Fante riesce attraverso la sua scrittura, il suo vissuto, la sua sensibilità a rendere universale alcuni temi, che è appunto lo spaesamento, che poi tra l'altro oggi tocca tantissimo il lettore, perché in qualche modo in questa nostra come dire, epoca di incertezza, no? Influida, ci dice tantissimo. I suoi personaggi sono degli antieroi in fondo, non sono sognano, vogliono riuscire, si vogliono affermare, ma fanno difficoltà ad affermarsi, a volte falliscono, cioè il fallimento è in tutti i romanzi e racconti di Fante, c'è sempre il fallimento, c'è sempre qualcuno che cade, c'è qualcuno che non riesce a conquistare una donna, c'è un personaggio, il protagonista spesso non riesce a conquistare la donna che ama, il fallimento è presente, quindi ecco, lui parla a tutti, quindi non c'è, sì, l'elemento etnico comunque c'è, perché Fante non ha paura delle sue radici, non ha paura di parlare, anche se in quegli anni non era semplice comunque affrontare i temi dell'etnicità, dell'essere italo-americano, lui non ha paura di inserire questi elementi, ma non sono gli elementi fondamentali. Lui, la cosa interessante di Fante è che veramente chiunque riesce cogliere un qualcosa di sé, soprattutto il lettore di oggi, proprio perché ci troviamo in un periodo, in un momento di incertezza, credo. Ecco, io mi viene da dire questo, poi c'è un'autenticità di fondo che secondo me il lettore riesce a cogliere e che coglie sin dall'inizio, perché la critica degli anni 30, quando la leggiamo, è comunque una critica che va veramente a una critica che appunto sottolinea l'autenticità dello sguardo di questo scrittore. Lui purtroppo è stato sfortunato, non ha continuato a pubblicare perché è stato proprio, ha avuto una sfortuna, come dire, una sfortuna editoriale, ma se no sarebbe stato veramente, adesso per fortuna è stato riscoperto e pubblicato in tantissimi paesi, tradotto in 27 lingue, credo, amato in tutto il mondo, come in Giappone, addirittura anche in Cina, e però ha avuto un momento, è caduto nel dimenticatoio, un momento buio, lunghissimo, ma per fortuna lui ha prima di morire assistito a questa sua riscoperta. La riscoperta di Fante è una riscoperta importante, perché è un debito che noi dobbiamo pagare nei confronti della nostra attività di lettori, e nella parte dedicata agli omaggi a Fante scopriamo che questo libro in sostanza è nato si è cucito anche nel tempo della pandemia, e c'è un omaggio molto particolare scritto da Vinicio Capossela proprio in tempo di pandemia, ricordando la trasmissione molto bella, piccola, una gemma di Rai Radio 3, Wikiradio, nel giorno proprio del compleanno di John Fante. E Vinicio Capossela racconta di sé, racconta di come ha conosciuto la scrittura di John Fante, dicendo vive assieme alle ventate d'aria delle stanze in cui abbiamo provato a scrivere, nelle vecchie macchine, nell'amore per la strada. Noi amiamo John Fante perché ci fa sentire viva una parte di noi che amiamo. Ecco, l'essere nella prospettiva della parola che risuona, mi sembra che si possano leggere in questo senso le parole di Capossela.
Certamente, beh, allora lui, allora Sante, quando lo si legge, non so, insomma, a molti scrittori, cioè lui da, come dire, ci invoglia a scrivere, come se leggendolo avessimo voglia di a nostra volta scrivere qualcosa, di metterci all'opera, e quindi è perché la sua scrittura è talmente bella, viva, forte, che ci tocca un qualcosa per poi magari poter, come dire, usare le parole, queste bellissime parole che usa anche lui. Lui, la sua scrittura è elegante ma semplice, insomma, uno stile che ci travolge. E Capossela, bisogna dire, Vinicio Capossela è stato in Italia sicuramente uno dei maggiori promotori dell'opera di John Sante. Nel 1997 ha portato in giro per l'Italia un reading proprio con le parole di John Sante. In tutti i suoi concerti parla di Sante. Voglio dire, è un autore che lo ha amato profondamente, probabilmente, da quello che so, sicuramente lo dice anche, ha ispirato anche alcune sue canzoni, e grazie a lui tantissimi giovani hanno conosciuto John Sante. Quindi è un po' il Bukowski italiano che ha portato le parole di Sante ai giovani, a tantissimi giovani. Molti l'hanno conosciuto attraverso Vinicio Capossela, e Capossela è anche scrittore, e la sua scrittura probabilmente deve anche un po' a John qualche Fante. Modo sì, anche a Fante, certo, anche perché hanno una, come dire, una storia comune. Capossela è figlio di una famiglia migrante come John Fante, alcune cose si innescano, come dire, déclenche, si direbbe in francese, scatenano desideri di portare portare delle parole sul foglio, e voler esprimersi. Sicuramente Sante ha suscitato questo in Vinicio Capossela, ma Capossela è stato, come dire, lo ha divulgato la sua opera, quindi questo debito se in qualche modo, come dire, se l'è tolto, no? Per certi versi. Adesso veniamo in chiusura di questa conversazione a parlare, anticipare alcune cose del festival di John Fante, Il Dio di mio padre, festival che noi racconteremo come molti altri festival, che sarà in scena dal 21 al 23 agosto. Sì, esattamente, questo è un festival organizzato dal comune di Torricella Perigna, che è il paese d'origine del padre John Fante, che come sappiamo ha ispirato l'opera di questo scrittore. E quest'anno, seppur in forma ridotta, ci saremo, quindi ci saranno diversi autori che presenteremo. Avremo Remo Rapino, ci sarà il premio John Fante Opera Prima, perché il nostro festival vuole valorizzare anche i giovani scrittori, un po' come se volesse in qualche modo rendere omaggio alla figura di Arturo Bandini. E quest'anno abbiamo tre finalisti, quindi il premio John Fante Opera Prima è tutto al femminile, cioè Alice Cappagni, Arianna Cecconi, Claudia Petrucci sono le tre finaliste, e durante il festival decideremo chi sarà il vincitore, la vincitrice, insomma. Poi ci sarà un'intervista all'attore Alessio Vassallo, che anche lui è un grande estimatore di John Fante. Avremo Sandro Veronesi, nominerà il vincitore del premio alla carriera. Lui è stato l'anno scorso, è stato lui, e appunto nominerà il vincitore del 2020. Poi presenteremo questo libro, questo volume che ho curato insieme a Tony Ricciardi, e ci sarà un piccolo omaggio anche a Charles Bukowski, grazie a Alessio Romano e alla sua graphic novel. E allora scopriremo ai 100 anni dalla sua nascita. Certo, quanto Charles Bukowski attraversa John Fante e viceversa. Ma lei, Giovanna Di Lello, lei qual è stata la prima lettura che ha fatto dei libri di John Fante?
Allora, io ho letto come 1933, un anno terribile. Sono rimasta folgorata da questo, sì, è un racconto lungo, perché io, anch'io ho una storia migrante alle spalle e quindi ho amato tantissimo quest'opera, poi ho letto tutto il resto, insomma, con John Fante, quando lo si ama, lo si legge in un pochissimo tempo, si divora tutto, ma questo libro mi è rimasto dentro anche perché appunto ci troviamo il dolore di chi è figlio di immigrato, il dolore e la gioia. Dominique. Esattamente, questo giovane sì, che vuole emergere, vuole giocare a baseball, però ha questa famiglia povera, quindi come dire, il padre è costretto in qualche modo a vendere la sua betoniera per farlo, per pagargli il viaggio e andare a giocare con una squadra che poi lo porterà al successo, ma non lo sappiamo, perché il finale è sempre come tutti i romanzi di John Fante o racconti, è sempre un po' aperto, insomma, ecco. E quindi è un'opera, sì, che mi ha toccato tantissimo, non per l'elemento etnico, ma per la capacità di parlare di un certo dolore, in questo caso il dolore di chi è chi è un figlio di immigrato, no? Essere figlio di immigrato, e questo John Fante potrebbe in qualche modo insegnare tantissimo anche a noi italiani che abitiamo qui e che accogliamo gli immigrati. Cosa vuol dire essere figlio di qualcuno che non è considerato italiano? Non lo è possiamo facile. Chiedere a Dominique Molise. Psicologico. Lo possiamo chiedere sicuramente a Dominique Molise, che è il protagonista del libro, per l'appunto intitolato 1933, un anno terribile, mentre ricordiamo che i libri di John Fante sono pubblicati da Einaudi e questo è un momento importante in estate. È un libro che, qualsiasi libro di John Fante può essere una compagnia in qualsiasi momento, e soprattutto mi rivolgo ai giovani ascoltatori perché è importante. Importante entrare a respirare l'aria di questo autore. Sarò banale, sarò scontato, Giovanna Di Lello, ma innamorarsi di Camilla Lopez, e poi ti segna, in ogni modo ti segna, che tu abbia 16 anni o che abbia chissà quanti anni, ti segna, e ti segna anche nella lettura di tutti quanti gli altri romanzi, perché Arturo Bandini e Camilla Lopez sicuramente sono due grandi protagonisti, oltre a tanti altri che John Fante ha saputo raccontare. Grazie davvero per il tempo che ci ha dedicato, Giovanna Di Lello, autrice di Scritte e Testimonianze curate insieme a Tony Ricciardi, libro intitolato Dalla parte di John Fante, pubblicato da Carocci. Grazie e buona serata. Grazie a voi, buona serata.